Buonasera e bentornati a Flash News, l'appuntamento con l'informazione in onda, dal lunedì al venerdì alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Questa mattina al Quirinale si sono svolte le celebrazioni del giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata. La Premier Giorgia Meloni ha voluto ricordare i centinaia di migliaia di nostri connazionali che nel secondo dopoguerra hanno dovuto lasciare, abbandonare le proprie case, le proprie terre solo per il fatto di essere italiani. Il capo del governo ha anche sottolineato come per troppi anni la memoria delle foibe è stata vittima di una vera e propria congiura del silenzio, una pagina dolorosa per la nostra storia, per la storia della nostra nazione che la Repubblica ha ricucito con la legge numero 92 del 30 marzo 2004, legge questa che è stata citata anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente alle celebrazioni. Intanto questa mattina associazioni e attivisti si sono presentati davanti alle porte del Tribunale di Reggio Emilia per chiedere giustizia per Saman Abbas, la 18enne pakistana, che è stata uccisa a Novellara nella notte fra il 30 aprile e 1 maggio del 2021, colpevole di aver rifiutato un matrimonio combinato. Oggi in corte d'assise è appunto iniziato il processo a carico dei cinque familiari della vittima, lo zio, i cugini, il padre e la madre, tutti accusati di concorso in omicidio. E ricordiamo che i genitori di Saman si trovano ancora in Pakistan, nello specifico il padre si trova agli arresti mentre la madre è ancora latitante. E poi gli aggiornamenti sul Qatar Gate, perché come annunciato dalla Procura federale, questa mattina l'eurodeputato Mark Tarabella è stato privato temporaneamente della sua libertà, infatti è stato sottoposto a interrogatorio in stato di fermo. Io questa mattina, infatti, gli investigatori, gli inquirenti belgi hanno effettuato alcune perquisizioni concentrandosi principalmente su una cassaforte appartenente proprio a Mark Tarabella, che è stato quindi prelevato dalla sua abitazione e portato a Bruxelles per essere interrogato. Oltre all'ufficio di Mark Tarabella è stato anche sequestrato quello dell'eurodeputato del PD Andrea Cozzolino, anche lui, come presumono gli investigatori belgi, coinvolto nello scandalo del Qatar Gate. Chiudiamo con il Festival di Sanremo perché questa sera ci sarà il quarto appuntamento con la Kermesse Canora, appuntamento dedicato alle cover, dove i 28 cantanti in gara si esibiranno insieme ad uno o più artisti, eseguendo brani che fanno parte del repertorio che va dagli anni 60 agli anni 2000. Ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi sul palco dell'Ariston ci sarà la quarta co-conduttrice di questo Sanremo 2023, l'attrice Chiara Francini. Per quanto riguarda invece la conferenza stampa che si è svolta co come di consuetudine questa mattina, il direttore dell'intrattenimento Prime Time, Stefano Coletta, ha rivelato che il testo scritto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che Amadeus dovrebbe leggere proprio domani sera, non è stato ancora inviato, quindi non si sanno ancora notizie circa il contenuto di questo scritto. Per oggi è tutto, vi ricordiamo il prossimo appuntamento con Flash News, lunedì sempre alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Buona serata.